Credo sia la prima volta che registro un video senza sapere se e soprattutto come verrà. Adesso vi spiego un attimo perché questa cosa. Innanzitutto partiamo dalle basi. Cosa voglio mostrarvi oggi? Dopo più di 2 mesi che non parlo di una distribuzione, voglio portare una distribuzione. E per il video di oggi ho scelto una distribuzione italianissima, quindi una distribuzione nata da sviluppatori italiani, mantenuta da sviluppatori italiani, quindi nata nel nostro ambiente, nata a casa nostra. La voglio portare non perché effettivamente abbia qualcosa di particolare, ma semplicemente appunto perché è italiana. Si chiama Open Mamba, quindi un nome un po' particolare, quindi vediamo questa Open Mamba oggi, distribuzione italianissima, è completamente indipendente, non si basa su nessun'altra distribuzione, anche se utilizza DNF come package manager. Quindi uno potrebbe pensare che dal momento che utilizzi DNF e in generale appunto i pacchetti RPM possa avere a che fare con la famiglia di distribuzioni Red Hat, in realtà non è così. Utilizza solo questo package manager e RPM appunto per i pacchetti, ma per il resto appunto è completamente indipendente, non si basa su nessun'altra distribuzione. E in più è anche una distribuzione rolling release, quindi una volta installata non dobbiamo poi reinstallare ogni tot mesi o comunque quando viene rilasciata una distribuzione, come Arch la installiamo e rimane lì. Quando vengono rilasciati gli aggiornamenti possiamo aggiornare con sudo DNF update e appunto vengono scaricati e installati gli aggiornamenti. Detto questo però, perché vi dicevo all'inizio che non so se e come vedrete questo video? Il problema è che in questo momento non sono in macchina virtuale, come sapete io normalmente le distribuzioni le provo in macchina virtuale, quindi appunto avvio la live in macchina virtuale per non avere lo sbatti del dover riavviare il computer, fare la chiavetta eccetera eccetera. Questa volta non ho potuto farlo perché impostando la macchina virtuale io utilizzo VirtualBox in modalità EFI, che è appunto l'unica modalità che mi caricherebbe le VirtualBox Guest Editions, semplicemente non fa il boot. Nel senso, si avvia, si apre Grub, ma una volta avviato Grub non si muove, non fa nient'altro, quindi non so esattamente perché, si avvia se tolgo la modalità EFI. Il problema è che se tolgo la modalità EFI non mi avvia le VirtualBox Guest Editions e quindi si vede un quadratino veramente piccolissimo e il video appunto poi dovrei zoomare, ma si vedrebbe veramente veramente male e non avrebbe alcun senso. Quindi ho avviato la distribuzione su hardware reale usando una chiavetta appunto, quindi ciò che vedrete è effettivamente hardware reale. Però voglio fare subito una piccola precisazione: se durante il video vedrete lag, vedrete appunto che magari la distribuzione è un po' lentina, non è detto sia colpa di una cattiva ottimizzazione della distribuzione, ma potrebbe anche essere un problema della chiavetta, perché una chiavetta che ho comprato praticamente per gioco è una chiavetta USB 2.0 da 16 GB comprata tipo a 5 o 6 euro. Quindi una chiavetta che ho comprato per gioco è veramente veramente lentissima, è una cosa impressionante. Tenete presente che normalmente per copiare un file da 2 GB su una chiavetta USB 2.0 ci vogliono 5 minuti più o meno. Su questa qui ce ne vogliono 10/1/4 d'ora, quindi giusto prendere l'idea appunto di quanto sia veloce. Comunque, proprio per il motivo che sono, proprio per il fatto che sono in macchina in hardware reale, cosa dovevo fare? Installare Simple Screen Recorder e Audacity per registrare lo schermo e l'audio di questo microfono. Audacity non ha voluto saperne di installarsi, perché dava errori di conflitti con i file, comunque non si è installato. Si è installato Simple Screen Recorder, il problema è che non era installato il decoder H264, che appunto è necessario se voglio usare MP4, se voglio creare un file MP4. Quindi poi ho cercato il file RPM da installare del decoder H264, ma non c'è stato verso, anche quello conflitto con i file non si è installato, quindi ho dovuto registrare il video in MKV, con il decoder VP8 o qualcosa del genere, che dovrebbe essere supportato dal mio software di editing video che è Shotcut, però non ho mai registrato con questo formato, quindi non so come viene il video, non so se viene scalato bene, non so niente, quindi semplicemente spero che registri, spero che sia sufficiente per fare un video anche solo normale, speriamo. Detto questo,
possiamo fare una veloce overview della distribuzione. Esiste in due varianti, forse l'ho già detto, se l'ho già detto poi taglierò questa parte, o forse anche no, la lascio. Comunque, esiste in due varianti, ovvero KDE Plasma, quindi la possiamo scaricare con KDE Plasma, oppure con LXQT. A me sinceramente non vanno genio nessuno di questi due desktop environment, forse LXQT è quello che mi piace un po' di più, però vabbè, ho detto scarichiamo quella con KDE Plasma, anche perché la dimensione del file, la differenza nella dimensione del file è veramente esigua. Si parla di 1,7 GB, 1,8 GB per la versione con KDE Plasma, mentre la versione con LXQT pesa solo 100 MB in meno, quindi non c'è veramente differenza. Quindi appunto, adesso è anche andato in standby, quello che vedrete qui sarà la versione appunto con KDE Plasma, quindi il classico desktop environment che conosciamo appunto, che abbiamo imparato a conoscere. Quindi direi che possiamo andare. Ecco, allora iniziamo dicendo che questa distribuzione, come ho detto, è completamente italiana, quindi di conseguenza lingua, tastiera e fuso orario, come vediamo qui, è già impostato in italiano di default, quindi anche se io vado qui vediamo che appunto è tutto in italiano. Io non ho modificato niente, quindi non ho aperto le impostazioni, non ho modificato la lingua, non ho modificato il layout della tastiera, non ho modificato niente, è semplicemente lui che di default è completamente in italiano, quindi appunto essendo una distribuzione italiana è tutto in italiano già di default. Per quanto riguarda l'uso di RAM in idle, purtroppo non posso farvelo vedere in questo momento perché ho appunto Apple Screen Recorder che sta registrando, quindi va a sfasare un po', non è proprio in idle perché ovviamente un po' di RAM la consuma, però mentre installavo ho fatto uno screenshot, mentre volevo installare appunto, come vediamo qui, Apple Screen Recorder Audacity, e ho dato prima di installare il comando free-m che mi permette di vedere, anche senza installare HTOP, qual è l'utilizzo della RAM. Qui ero completamente in idle, vedete che non si può adesso rimpicciolire. Si rimpicciolisci, perfetto. Ok, vediamo anche qui sotto che non c'era niente di aperto, c'era solo appunto il terminale. E quindi appunto vediamo che abbiamo un utilizzo di RAM completamente in idle di 901 MB, il che è veramente tantissimo per KDE Plasma, perché KDE Plasma, che io sappia, è attorno ai 500-600 MB. 900 è veramente tantissimo, quindi non so esattamente perché. Quindi poi vediamo che ho installato appunto Apple Screen Recorder Audacity usando DNF, molto semplicemente. Audacity poi mi ha dato problemi di conflitti con i file, non ho potuto installarlo, quindi... Però un'altra cosa, diciamo, normale, ma che fa sempre un po' senso vederla perché non siamo abituati, è appunto i nomi italiani nelle importazioni delle chiavi GPG. Noi di solito siamo abituati a vedere una chiave GPG fatta dal team della distribuzione, però normalmente sono nomi americani o comunque inglesi o comunque di altri stati. Qui invece vedere Calarco Silvan, quindi un nome italianissimo, è veramente, diciamo che particolare, anche bello da vedere. La distribuzione devo dire che di per sé è anche fluida, avete visto, comunque apro questo qui, si apre senza problemi, vado ad aprire Dolphin, vedete, senza problemi. Ecco, questo qui è un tentativo, avevo tentato di scaricare il decoder H264, effettivamente si è installato con Discover di KDE Plasma, che tra l'altro Discover è veramente una cosa lentissima, e però poi comunque non ha funzionato allo stesso modo, quindi non ha importanza, non importa. Vediamo anche le impostazioni di sistema. Ora non farò una panoramica delle impostazioni di sistema perché KDE penso lo conosciate più o meno anche se non lo utilizzate. Voglio vedere però come applica il tema scuro, perché normalmente ho visto che nelle distribuzioni, non so se sia un problema di packaging o di non so cosa, però normalmente le distribuzioni, quando cerchiamo di applicare il tema scuro su KDE, vedo che iniziano a laggare nel momento in cui lo applichi, certe addirittura si frizzano, altre ancora non applicano il tema, quindi vediamo questa come si comporta. Già il fatto che non ci sia qui, di solito qui c'è appunto un piccolo screenshot di esempio, già il fatto che non ci sia non mi piace, ma andiamo a vedere se applica il tema. Infatti non l'ho applicato, quindi è rimasto appunto, vedete, sul tema chiaro. Non mi sento di dare la colpa agli sviluppatori della distribuzione di per sé, perché comunque sento spesso, ho provato un po' di volte KDE
e vedo che ha sempre qualche piccolo problemino, quindi con il tema scuro magari che non si applica, oppure che si applica in parte, oppure che si applica solo per determinate applicazioni, mentre magari quelle GTK non funzionano. Quindi non mi sento di dare la colpa agli sviluppatori, perché potrebbe tranquillamente essere uno dei bug di KDE, tranquillamente. Andiamo a vedere tra l'altro in quale versione di KDE Plasma ci troviamo. Dovrebbe essere sufficiente dare il comando neofetch, che non c'è, quindi lo andiamo ad installare, sudo dnf install neofetch, e non c'è nei repository. Ecco, volevo dire, come parco software non è malissimo in realtà, perché comunque utilizza DNF, quindi come parco software non siamo messi male. Diciamo che magari qualche software manca, perché comunque penso non utilizzi repository DNF magari di Fedora, utilizzi dei repository comunque suoi, quindi qualcosina comunque manca. Però devo dire che come parco software non mi è sembrato particolarmente malaccio. Vediamo adesso ad avviare Firefox. Ecco, ad avviare Firefox ci mette un po' di più, non è proprio, vedete? Ho cliccato prima, ha fatto l'animazione, poi si apre, ma vabbè, comunque non è proprio velocissimo. Vado, volevo andare a scaricare appunto neofetch rpm, quindi vediamo se possiamo installarlo da qui o qui, non so in quale distribuzione mi trovo perché non c'è OpenMamba, vabbè, facciamo Fedora che comunque non dovrebbe essere male. Vado a scaricarlo, quindi dovrei poter fare così, vediamo. E poi sudo dnf install questo pacchettino qui. Cos'hai? Ok, sono troppo abituato con Arch, devo dire. Però proviamo Discover, però vabbè, vedete, perché io uso Arch, il problema è proprio questo. In realtà Fedora non dovrebbe avere questi problemi, però temo che questa distribuzione, pur utilizzando comunque DNF come package manager, abbia comunque il problema sempre solito che conosciamo, trovato conflitto tra pacchetti, quindi non possiamo nemmeno usare neofetch. Io sinceramente non so come farvi vedere quale versione di KDE stiamo usando. Non lo so, mi dispiace, quindi presumo comunque non sia la 5.25. Andiamo a vedere se nel sito effettivamente di OpenMamba c'è scritto qualcosa. Quindi sperando che lì ci dia questa informazione, perché comunque è un'informazione abbastanza importante, nel senso voglio sapere che versione del desktop environment sto usando. Quindi andiamo qui, ecco, importante notare che questa comunque è una distribuzione rolling release, quindi una volta installata non dobbiamo poi andare a reinstallare quando ci sono aggiornamenti, non dobbiamo fare niente di tutto ciò, e appunto rolling release. Qui vediamo che abbiamo la versione con KDE Plasma, che è la versione appunto, eccolo qui, server OPC a memoria limitata, questo qui OpenMamba Lite, e appunto vediamo con desktop LXQT, mentre questo qui è con desktop KDE Plasma. Però ancora non sappiamo la versione di KDE Plasma. Comunque è importante vedere che anche il forum, se andiamo nel forum, vediamo che gli utenti sono tutti italiani, quindi non mi sembra di vedere utenti stranieri nel forum che fanno domande, quindi probabilmente è una distribuzione appunto utilizzata praticamente solo da italiani. E questa qui in generale è la distribuzione, quindi avete visto qualche problema di installare pacchetti. Ora potrebbe tranquillamente essere il fatto che non è installata, quindi dovrei provare ad installarla, aggiornare tutti i pacchetti, perché comunque se do un sudo dnf update non è aggiornato ovviamente, quindi ci sono tutti questi pacchetti che possono essere aggiornati, quindi dovrei provare ad installarla, ad aggiornare questi pacchetti, poi vedere se effettivamente mi dà ancora problemi con i conflitti nei file, magari si risolve, ma non ho voglia di provare, quindi ve lo dico già subito. Vediamo cos'è questa iconcina qui, una scorciatoia per Discover,
per l'impostazione della rete. Abbiamo anche ecco interessante perché direttamente da qui possiamo abilitare o disabilitare il firewall. Quindi vediamo se clicco configura quale firewall utilizza. Firewall B potrebbe essere, o IP tables. Comunque sicuramente non UFV perché lo conosco, quindi... E poi abbiamo le informazioni, quindi Open Mamba, GNU Linux 22, eccetera, eccetera. Andiamo, ecco, forse così, forse nelle impostazioni di sistema abbiamo le informazioni su KDE. Eccole qui, abbiamo KDE Plasma 5.25.3, quindi effettivamente è aggiornato, perché se non sbaglio adesso siamo alla 5.25.6, adesso non ho nemmeno seguito. Comunque 5.25.3 non è male, comunque è abbastanza aggiornata, quindi ci sta, poi mettendoci magari sopra il fatto che possiamo aggiornare, perché avete visto c'è praticamente un giga di aggiornamenti da scaricare, mettendoci quindi insieme tutto questo, probabilmente poi appunto passiamo anche da 5.25.6 che è l'ultima. Comunque per il resto abbiamo un KDE normalissimo, vedete, niente di particolare, il normale KDE che conosciamo tutti appunto. Abbiamo, vediamo quali software sono installati di default. Mi piace perché di default tendenzialmente le distribuzioni installano giochi, installano cose che non interessano. Questa qui invece non è molto bloated, vedete, qui siamo in tutte le applicazioni e non è molto bloated. Vediamo che a parte le applicazioni di KDE, che KDE si porta dietro tantissime cose, però appunto vedete non è molto bloated. Simple Screen Recorder ovviamente l'ho installato io, quindi come se non ci fosse, e questo qui è appunto il quanto. Quindi un KDE veramente normalissimo, un Plasma veramente normalissimo, funziona anche bene per carità. Andiamo a vedere adesso com'è l'utilizzo di RAM, sempre considerando il fatto che abbiamo appunto Simple Screen Recorder aperto, quindi non abbiamo NeoFetch, però abbiamo Free-M. In questo momento stiamo usando 1,6 GB, 1,5 GB comunque di RAM, con Simple Screen Recorder aperto, e dopo aver aperto un po' di cose come Firefox, le impostazioni, Ocular per vedere lo screenshot, Dolphin, eccetera, eccetera. Ecco, andiamo a fare velocemente questo, non credo mi sminchi il sistema, ok? No, perché volevo vedere cosa aveva come installer, non volevo che cliccandolo partisse l'installazione in automatico, sarebbe stato un problema, però vabbè, comunque abbiamo appunto Calamares come installer, quindi niente di particolare da questo punto di vista. Ok, questo è il quanto. Ripeto, io non so come, soprattutto se questo video è venuto. Adesso ciò che devo fare è provare a copiare il file di registrazione di Simple Screen Recorder sulla partizione del sistema che uso, del mio Arch Linux, e lì poi vedere se si riproduce, se lo posso editare, se posso estrapolare anche l'audio, perché l'audio non l'ho registrato usando Audacity come ho sempre fatto, perché appunto non si installava. L'ho registrato usando Simple Screen Recorder, ma è una cosa che non ho mai fatto, quindi non so se Simple Screen Recorder gestisca bene il microfono o meno, speriamo sinceramente di sì, perché altrimenti non ho altre fonti d'audio, quindi al massimo vedrete un video appunto senza audio, niente di male. A parte gli scherzi, speriamo che questo video sia venuto, semplicemente anche perché se no ho buttato via tempo e poi appunto non ho un video da portare oggi, se uscirà. Potrebbe anche essere che questo video non lo vedrete mai, chi lo sa. Detto questo, iscrivetevi al canale anche solo come supporto per aver registrato un video senza sapere se verrà, quindi un video completamente in incognita, non so se e come verrà. Lasciate un like anche proprio per questo motivo e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video che speriamo sia meno privo di intoppi. Ciao! Ok, questo è il momento in cui ho appena finito di registrare, ho appena finito di smontare l'attrezzatura che avevo montato per registrare, ho salvato il file di registrazione che sembrerebbe venuto bene, poi staremo a vedere, e ora l'unica cosa che mi manca è riavviare il sistema per andare nella mia Arch. Il problema è che io clicco riavvia, non so se sentite il click, ma... cioè, il problema è questo... io clicco riavvia e il sistema rimane così, non fa assolutamente niente. Vediamo se cliccando qui, magari un chiudi sessione.
Non fa assolutamente niente. Ok, chiudi sessione. Un cambio utente qualcosa ha fatto. Vediamo se da qui possiamo riavviare. Ok, da qui abbiamo potuto riavviare. Quindi, vabbè.